Mister, questa partita un po' da due volte, buona partenza della regina, poi siete usciti voi dopo la mezz'ora e forse rammarico di non aver fatto male in, in quei 15 minuti prima della chiusura del primo tempo. Penso che hai analizzato perfettamente la partita, noi in quel, diciamo dalla seconda metà del primo tempo abbiamo espresso il massimo e purtroppo non siamo riusciti a far gol e poi lo sapevamo che alla lunga avremmo pagato un qualcosa perché questa settimana è stata una settimana un po' particolare e quindi avevamo con dei giocatori che hanno fatto parecchia fatica. È un peccato perché potevamo fare qualcosina in più, però sicuramente non è questa la partita su cui dobbiamo recriminare, perché la prestazione è stata buona, è stata in linea con le ultime prestazioni e quindi se abbiamo qualcosa da rammendicare nelle partite precedenti, non certo questo pareggio. Lei non ha particolarmente parlato di classifica, sì. Però è un po' un'occasione persa. Mi interrompo un attimo, a proposito, il Siena ha perso in casa con il Catania, vi do questo ulteriore analisi. Ok, questa è una buona notizia, perché il Napoli aveva pareggiato, insomma, era una buona occasione per sì, ma sicuramente da un punto di vista della classifica lo sapevamo che noi oggi, cioè noi da adesso in avanti dobbiamo solo vincere. Certo. Però ripeto, no, oggi io ho poco da rimproverare ai ragazzi. Ripeto, abbiamo la cosa che mi è piaciuta molto e dimostra il fatto che siamo cresciuti che siamo cresciuti parecchio, il fatto proprio che siamo partiti non bene, loro ci hanno messo grande pressione, giocavano bene e poi noi siamo riusciti a cambiare l'andamento della partita e questa è una situazione che noi non, prima facevamo fatica, cioè se la partita si incanalavamo male difficilmente ritornavamo a raddrizzarla, invece oggi siamo stati bravi e poi nel secondo tempo, ripeto, abbiamo proprio pagato anche il calo fisico di alcuni giocatori che per noi sono fondamentali. Quindi è questo il motivo del secondo tempo veramente scialbo, un po' d'albo. Sì, scialbo, un po' d'albo la parte, abbiamo per assurdo l'ultima palla buona è stata proprio al 92esimo che ce l'ha avuta Mercanti, ma ripeto, l'andamento del secondo tempo è da partita da 0-0. Sì. Nonostante questo il portiere della regina comunque migliore in campo, questo la dice. Sì, beh, questo la dice Riccio, è un buon portiere, l'ha dimostrato, noi lo sapevamo. Noi oggi in porta abbiamo fatto esordire il nostro 94 e voglio dire è stato poco impegnato, ha fatto il suo, e ecco, questa è una nota positiva, nel senso che era molto preoccupato. Molto da un ottimo prestito, ormai non fa più notizia. Ma ripeto, no, avevamo detto che dovevamo lavorare sulla fase difensiva, abbiamo fatto dei miglioramenti. Anche l'assenza di Maniero, diciamo, non si è sentita. Ma no, l'assenza di Maniero, ma ripeto, no, qui non è, abbiamo dei giocatori che possono tranquillamente sostituire. Peccato oggi che non abbiamo avuto nella seconda fase, ci sono mancati dei giocatori, ma non per chissà, lo sapevamo che pagavamo qualcosa da un punto di vista fisico, il perché è un discorso un po' lungo, l'abbiamo pagato, ma ripeto, la sintesi è quella che ha fatto il vostro collega prima, noi nel momento che abbiamo messo grande pressione abbiamo creato le opportunità per vincerla, non ci siamo riusciti ed è una partita che è andata sullo 0-0.